È un padiglione che rappresenta l'Italia dove, giustamente come ci stavamo dicendo, la cosa importante è le aziende che sono all'interno, oltre ad avere unito l'innovazione a quello che è la nostra cultura, il nostro saper fare arte. Si sono presentate come sistema paese, che è la cosa fondamentale, come lo faremo noi anche dopo nella presentazione delle imprese creative, cioè unire tutto quello che è la creatività italiana a tutto quello che sono anche le nuove tecnologie. Per cui la proposta che possiamo fare può interessare veramente tanto gli altri paesi, che va oltre a quello che è il racconto classico dell'Italia, il racconto che tutti conosciamo, che tutti sappiamo valorizzare e dobbiamo valorizzare, perché guarda verso il futuro. Lei è anche ambasciatrice di questo Creativity Day, ci può raccontare quanto è importante e di che cosa stiamo parlando? È molto importante perché noi come Italia faremo un grandissimo investimento sulle imprese creative, sono 155 milioni e sono fondamentali, questo ce lo raccontano anche tanti studi, perché dove c'è un tessuto fertile pieno di imprese creative, comunque anche tutto il resto delle industrie funzionano molto meglio, e poi quello che crea il nostro know-how, per cui tutto il mondo ci cerca e cerca i nostri prodotti. Qua porteremo quello che è la moda insieme alla musica, per cui le imprese creative, quelle più classiche, insieme ad esempio anche a Fincantieri, che ci sarà la presentazione, presenterà un progetto legato ad esempio al patrimonio subacqueo. Assorbenti prodotti da origine italiana e li vende soprattutto per le sale d'orchestra.